Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi è il 15 maggio 2019. Vi parlo di questo, del Salone del Libro che c'è stato a Torino e si è concluso da un paio di giorni. Come saprete tutti voi che seguite un po' le notizie dell'attualità, c'è stata una grandissima polemica perché la casa editrice che ha pubblicato il libro intervista di Salvini è stata esclusa dalla fiera del libro in quanto l'editore stesso si è dichiarato fascista e quindi hanno detto no, mi dispiace, ma una casa editrice di uno che si dichiara fascista non può stare al Salone del Libro in Italia, paese la cui costituzione è fondata sull'antifascismo e c'è un articolo apposta. E Sgarbi aveva fatto un video dicendo ah, non è possibile che la Salone del Libro italiano venga censurata una casa editrice italiana mentre c'è lo stand in cui gli islamici, arabi, eccetera, possono vendere i loro libri, paesi in cui non ci sono i diritti, le donne vengono trattate malissimo, di qua di là. Avevo lasciato perdere, non era una questione che mi interessava più di tanto, comunque non volevo perdere del tempo sull'argomento, ma ho visto questo video della fantastica coppia Meluzzi-Fusaro, ok, eccoli qua insieme, che hanno fatto questo video non molto lungo, dura 3 minuti e mezzo. Io vi faccio sentire un paio di punti interessanti perché vale la pena fare una ragionata su quello che dicono questi due personaggi. Partiamo dall'inizio del video e sentiamo cosa dicono. Buongiorno, buonasera. Siamo qui davanti allo spazio Sharia del Salone del Libro. Sharia vuol dire legge islamica, quella che si applica con la jihad, cioè con lo sforzo anche violento della guerra santa. Peccato che questa Sharia non sia un nome qualsiasi, come ben vedete, ma è l'Agenzia dei Libri Islamici degli Emirati Arabi. Beh, insomma, noi in un salone in cui abbiamo visto molta intolleranza. Questa è l'Agenzia dei Libri Islamici degli Emirati Arabi, ok? La Sharia che si impone, la legge islamica che si impone con la Jihad, con la Guerra Santa. L'ha detto lui adesso, eh? Bene. Sentiamo come si presenta invece Fusaro. Un caro saluto da Diego Fusaro. Diego È Fusaro! incredibile la situazione in cui ci troviamo, perché per un verso viene liberamente fatta circolare con i libri la cultura islamica, e dal mio punto di vista ciò è massimamente lecito e giusto, perché ogni cultura ha diritto a esprimersi, e poi per un altro verso invece si pone un veto su una casa editrice, peraltro minuscola e da un certo punto di vista non certo tale da incidere sull'immaginario collettivo, che viene espulsa con l'accusa di fascismo. L'accusa di fascismo, no, caro Fusaro, non è l'accusa di fascismo. Loro hanno detto siamo fascisti. L'editore stesso ha detto io sono un fascista. Ora, in un paese in cui essere fascisti è reato, mi sembra più che normale che si tolga lo stand a una casa editrice che si dichiara fascista, specialmente perché in Italia. Un paese straniero che viene e ti porta dei libri raccontandoti quello che succede nel loro paese è già un'altra cosa. Non stai parlando del fatto di uno che comunque, fra l'altro, fa parte di Casa Pound, quindi di una forza politica che potrebbe cambiare la politica dell'Italia se entrasse in Parlamento. Stai parlando di un paese lontano. Ma comunque, andiamo avanti. Sentiamo cosa dice ancora Meluzzi. Tra l'altro voglio ricordare che se qualcuno arrivasse in un paese islamico portando una Bibbia, o non parliamo una valigia di Bibbie, verrebbe immediatamente arrestato. Quindi, quale Quindi, reciprocità? Qual caro Merluzzi, sei un ignorante capra, perché è pieno di paesi musulmani dove è normalissimo che ci siano chiese, dove è normalissimo che se c'è una chiesa dentro qualcuno avrà una Bibbia, dove i cristiani fanno la loro vita. Com'è possibile che in Egitto ogni tanto ci sono stati degli attacchi dei cristiani, se non fosse possibile avere la Bibbia? Com'è possibile che negli Emirati Arabi Uniti, che quella lì è la bandiera degli Emirati Arabi Uniti, ci sono le chiese, io ho degli amici che vanno a messa? Semplicemente perché non è vero che tu non puoi portarti la Bibbia, non è vero che non puoi essere di un'altra religione. Queste sono le balle di due ignoranti. Fra l'altro vorrei ricordare che sono tutti e due anche politici, perché non solo vanno nei salottini televisivi a impartire lezioni di moralismo, non solo scrivono libri, ma Fusaro nelle ultime elezioni, credo comunali, si era candidato. E Meluzzi fa parte di Forza Italia da una vita. Ora,
Tutto questo siamo ancora nell'ambito del discutibile, ma la vera figura da cialtroni ignoranti capre la fanno proprio nel concetto base di questo video che hanno fatto. Perché? Perché hanno detto, ah, la Sharia è la legge islamica e al Salone del Libro c'è un padiglione della legge islamica e del... com'è che ha detto? Vabbè, è una cazzata. Questo si scrive, si legge Sharjah, non è Sharia. Sharia si scrive con la Y, Sharia, e si scrive diverso, Sharia, ed è una cosa diversa. Sharjah è il nome di un emirato. Gli Emirati Arabi Uniti, di cui qui vediamo la bandiera, in cui io vivo, sono 7. C'è la capitale Abu Dhabi, poi andando verso nord c'è Dubai, e andando ancora un po' più a nord c'è Sharjah. Questo è il padiglione nazionale di Sharjah. Tutto quello che hanno detto loro è una cazzata basata sull'ignoranza di uno che non sa neanche leggere e non si è neanche premunito di entrare lì dentro e dire: ma voi cosa siete? Che libri vendete? Perché a Sharjah, fra l'altro, è l'emirato che più di tutti ama la cultura dei libri. La fiera più grossa dei libri che c'è negli Emirati Arabi Uniti, indovinate dov'è? A Sharjah. E non ha niente a che fare con la Sharia. Fra l'altro, se non foste ignoranti come delle capre, magari vi potreste anche leggere un libro come me li leggo io. Vedete, My Vision, questo qui è il libro. E i libri che scrivono i rulers, cioè i governanti, gli emiri, o gli sceicchi, insomma, di qua, come questo è lo sceicco di Dubai, ok? Lì c'è lo sceicco di Sharjah. Io ho guardato i video di cosa, che libri ci sono dentro. Sono libri che parlano per lo più di politica, di storia degli Emirati, di come loro hanno trasformato un fazzoletto di deserto in una fiorenti città internazionali in cui ci sono alta finanza, in cui ci sono servizi, c'è turismo, ci sono divertimenti, parchi giochi, di chi più ne ha più ne metta. Cari Meluzzi e Fusaro, prima di fare la figura dei cialtroni, non fate sti video. Cioè, vi rendete conto della figuraccia che fanno questi due? E fra l'altro, come sempre, l'ignoranza viene premiata sui social network, perché 2133 condivisioni, 60.000 visualizzazioni, e questa è la pagina mai più sinistra al governo. Figuratevi quante altre pagine possono aver preso questo video, lo hanno ricondiviso, video che si basa sull'ignoranza di gente che non sa quello che sta dicendo. È proprio così. Ci vediamo al prossimo video, spero di avervi dato qualche informazione utile, state informati, ciao!